Siamo a Ponteranica in provincia di Bergamo, andiamo a sentire le voci di chi ha scelto di firmare per dire no allo ius soli e all'abolizione del reato di clandestinità. Siamo qui con il vice sindaco di Ponteranica, una raccolta firme che sta avendo successo, probabilmente l'argomento è scottante, l'argomento è sentito. Fortuna c'è voluto un ministro dell'integrazione di colore per far sentire importante questa raccolta firme, cioè qui al nord in particolar modo, anche se a Ponteranica non abbiamo un problema di migrazione, perché ce ne sono pochi, visto il territorio che non ha fabbriche, non ha niente, però è decisamente molto calda. Sezione di Ponteranica, come in tutto il resto della Padania, ci sono dei gazebo per una raccolta firme. Come sta andando? Ma sicuramente benissimo, abbiamo fatto due gazebi, uno questa mattina qui nella piazza e uno ieri nel piazzale del mercato di Ponteranica. E grazie a Dio il tempo ci assiste, quindi abbiamo avuto parecchie persone che hanno firmato. Sì, secondo me è un esito veramente positivo. Oggi una raccolta firme per qualcosa di importante? Direi decisamente di sì. Spero soltanto che la gente si svegli un pochino, eh? Io sono un vecchio militante, sono il più vecchio della sezione, e come militante e poi come età sicuramente, forse sono uno dei più vecchi del paese, comunque ho ancora fiducia. Ti hanno fatto effetto la cronaca di Milano, la cronaca nera di Milano degli ultimi giorni? Io penso che queste cose non dovrebbero esistere, italiano o non italiano che sia, non dovrebbe, dato il paese civile in cui siamo, non dovrebbero succedere. Penso che il fatto che comunque il reato sia stato commesso da un clandestino sia ancora più grave. In piazza Ponteranica per firmare, questo è un argomento importante, giusto esserci? Sì, giusto, firmare è giusto, i criminali al suo paese e via. Firmano perché oramai hanno capito che occorre mettere un freno a queste scorrerie, diciamo, di clandestini che vengono solo per disturbare, tra virgolette, e basta. Vorrebbero lo ius soli, chi nasce in Italia diventa italiano, le sembra giusto? No, per me non è giusto, perché allora qualsiasi straniero che viene in Italia, che nasce qua, è italiano, non mi sembra giusto. Raccolta di firme che sta avendo successo, in tanti sentono prioritario questo argomento. Sì, anche perché ormai ci si è resi conto che stiamo andando verso una situazione quasi insostenibile e di conseguenza questa è una cosa che forse doveva essere fatta prima, ma teniamo duro per questo verso e cerchiamo di avere successo almeno in questa direzione.